Nel video precedente siamo partiti dagli insegnamenti di Benedetto XVI per comporre una croce di speranza sicura, una croce profetica. Ora vediamo come relazionarsi con questa croce. Ehi, fedeli, facciamo qualcosa per la Chiesa Cattolica interrotta con la morte di Benedetto XVI. Luglio 2024, Mark Voice. Innanzitutto un cenacolo prega il proprietario della Chiesa, Gesù. Prima e ultima immagine della croce del cenacolo. Gesù Alfa e Omega e Gesù risorto, ossia il Gesù che ha avuto e avrà sempre l'ultima parola e il Gesù che farà risorgere la sua Chiesa, forse alla sua seconda venuta. Aggiungiamo pure Maria Immacolata della fine dei tempi, secondo la medaglia miracolosa, come Maria Madre della Chiesa. Cosa si fa con Gesù e con Maria Madre della Chiesa? Si pregano. A causa dell'anticonclave 2013, la Chiesa di Roma è ancora una Chiesa cristiana, ma non è più cattolica. Per cui l'obiettivo dei cenacoli Benedetto XVI è quello di proseguire la Chiesa Cattolica come possibile fino alla seconda venuta di Gesù. Da qui le tre attività principali del cenacolo. La prima attività è quella della preghiera verso Gesù e verso Maria. Gesù perché è l'alfa e l'omega di tutto, e perché è sia il risorto, sia colui che fa risorgere. Insomma, Maranatha. Maria perché è la madre della Chiesa, ma anche perché è il cuore immacolato che trionferà alla fine dei tempi. Il cuore che non disobbedisce a Dio. Noi preghiamo loro affinché insieme a loro possiamo proseguire e ristabilire la Chiesa Cattolica. Sempre nel rapporto 2% noi, 98% loro. La seconda attività del cenacolo non dipende da esso. È quella di mettersi al servizio del vescovo del luogo che fra 10, 15, 20 anni scomunicherà la Chiesa anticonclave 2013. Anche la terza attività del cenacolo non dipende dal cenacolo. È quella di accogliere un sacerdote del luogo, delle vicinanze, che fra 5, 10, 15 anni deciderà di scomunicare la Chiesa anticonclave 2013. In questo modo il cenacolo diventerà una parrocchia Benedetto XVI. Le persone sono importanti, i soldi sono utili. La situazione di un cenacolo che maggiormente incoraggia un prete a scomunicare la Chiesa anticonclave 2013 non sono i soldi, ma potersi occupare almeno di 30 famiglie. Perché nessuno fa il parroco per 10 persone. Chiaramente il numero di 30 famiglie è indicativo. Ci sono preti abituati a parrocchie da 1000 residenti e altri abituati a parrocchie da 25.000. Quindi una quarta attività del cenacolo è quella di presentarsi pubblicamente ai fedeli fino al raggiungimento delle 30 famiglie indicative. E così potersi poi presentare ai vari sacerdoti della zona, di casa propria. Ma senza attirare troppo l'attenzione, perché occorre tenere conto delle future persecuzioni fra 20 o 30 anni. Ora, per poter accrescere il numero dei componenti di un qualsiasi gruppo, la prima attenzione è quella di mettere dei paletti alle persone che, con le loro idee, distraggono dall'obiettivo del cenacolo e, alla fine, fanno andare via gli altri.
Innanzitutto, per far parte di un cenacolo Benedetto XVI, non è sufficiente essere scandalizzati dalle eresie di Bergoglio o dei suoi successori, ma occorre voler essere cattolici come Benedetto XVI. Altro criterio. Il cenacolo non è un'associazione culturale su quel santo o su quell'ordine religioso o sul Concilio Vaticano II. Non è nemmeno un'agenzia di gite fuori porta o di vacanze spirituali. Non è un'organizzazione per partecipare alle feste religiose locali. L'attività principale di un cenacolo è quella della preghiera. Una volta alla settimana, magari il venerdì, perché in attesa della risurrezione della Chiesa alla domenica. Il cenacolo può pregare la coroncina di Suor Faustina Kowalska affinché Gesù, fra qualche anno o fra qualche decennio, faccia risorgere la sua Chiesa dal caos infernale e intanto aiuti il cenacolo a crescere per poter accogliere un sacerdote. 20 minuti alla settimana. Un impegno semplice, ma anche molto serio, perché ricorda che noi possiamo salvare la Chiesa Cattolica solo nella misura del 2%. Noi preghiamo. Magari accresciamo il cenacolo alle 30 famiglie indicative e magari riusciamo anche ad accogliere un sacerdote. Tutto qui. Poi si va pure ad ascoltare Andrea Cionci e Don Alessandro Minutella quando capitano nelle vicinanze. Ma per il resto non è che si possa fare tanto di più per la Chiesa Cattolica. Anzi, una volta che si ha un sacerdote, il di più può esporre alle persecuzioni. Tenere un basso profilo. La declaratio e il saluto di congedo. Veniamo alle tre immagini centrali della croce del cenacolo. Benedetto XVI, la declaratio e il saluto di congedo. La declaratio è fondamentale per considerare la Chiesa di Roma dal 2013 allo stesso modo in cui l'ha considerata Benedetto XVI. Mentre il saluto di congedo è fondamentale per costituire un cenacolo che sia espressione reale della Chiesa Cattolica, secondo le indicazioni generali dello stesso Benedetto XVI. Pertanto, questi due documenti costituiscono i due confini entro i quali i componenti del cenacolo devono operare. Il di più può essere fatto al di fuori del cenacolo e senza alcun collegamento con esso, perché il suo obiettivo è diventare una parrocchia, Benedetto XVI, non un centro culturale. Per questo video concentriamoci su Benedetto XVI e sulla declaratio. Benedetto XVI. Chi saranno gli eletti degli ultimi tempi che preparano e o vedranno la seconda venuta di Gesù? Un criterio di Gesù per separare la zizzania dal grano è certamente quello dell'ascolto dei suoi sommi pontefici. Non perché essi siano la Chiesa, ma perché sono la pietra sulla quale è edificata la sua Chiesa. Sono i pastori che guidano la sua Chiesa. Chi non li avrà ascoltati saranno certamente considerati da lui zizzania e saranno raccolti per primi. Al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla.
e non vedranno la seconda venuta di Gesù sulla terra. Poi non è detto che andranno proprio tutti all'inferno. Molti legittimisti hanno buone intenzioni e accetteranno di andare in purgatorio a imparare un po' di serietà verso i sommi pontefici, tipo le due di Cooperatores Veritatis. Ascoltare i sommi pontefici significa per ciascun fedele ascoltare la Declaratio, ascoltare il saluto di congedo di Benedetto XVI, ma anche ascoltare il codice di diritto canonico che è stato approvato dal sommo pontefice Giovanni Paolo II e anche ascoltare la Universi Dominici Gregis, approvata sempre da Giovanni Paolo II. Infatti, questi documenti giuridici non riguardano solo i giudici e gli avvocati, ma, essendo stati approvati dai papi, riguardano pure tutti i fedeli, ogni volta che li coinvolgono, come nel caso delle conseguenze della Declaratio, che andiamo ora a vedere. La Declaratio. La Declaratio è già un documento singolare e straordinario in se stesso. Ma la disobbedienza dei cardinali 2013 alla Declaratio ne ha fatto il documento più importante di tutta la storia della Chiesa cattolica. Una disobbedienza che può anche essere definita peccato originale, in quanto la gerarchia, volontariamente o meno, attraverso la disobbedienza al sommo pontefice, si è impadronita della Chiesa di Gesù e, come Adamo ed Eva, è stata essa a stabilire ciò che era bene e ciò che era male, senza più poggiare su un Papa assistito dallo Spirito Santo. Occorre dunque conoscere almeno la decisione scritta da Benedetto XVI nella Declaratio e le conseguenze della disobbedienza dei cardinali a questa sua decisione, per poterle poi spiegare con parole proprie a coloro che fra 5-15 anni vorranno far parte del Cenacolo Benedetto XVI. Non aggiungere nulla a Benedetto XVI e alla sua Declaratio. Allora, io finora non ho mai corretto l'interpretazione che maggiormente circola sulla Declaratio a favore di Benedetto XVI, perché, pur non essendo né precisa né corretta verso Benedetto XVI, è comunque utile alla diffusione della causa. Le cose cambiano quando devo fornire i criteri per organizzare un gruppo intitolato proprio a Benedetto XVI. Però anche ora non mi metto a fare un confronto specifico con le varie interpretazioni comunque utili alla causa, ma mi rivolgo solo alle persone che intendono costituire un cenacolo Benedetto XVI, affinché si correggano da se stesse, anche se poi faranno quello che vogliono. Due premesse che queste persone devono considerare. Il cenacolo è intitolato a Benedetto XVI, per cui occorre presentare esclusivamente la sua versione della Declaratio. Seconda premessa. Coloro che fra 5, 10, 15 anni vorranno affrontare il travaglio interiore per fuoriuscire dalla Chiesa Anticonclave 2013 e che poi chiederanno informazioni a un cenacolo Benedetto XVI, vorranno conoscere la Declaratio esclusivamente secondo quanto ha detto, quanto ha fatto e quanto ha scritto Benedetto XVI.
iniziare ad osservare l'ordine di importanza. Prima le parole del Papa, poi le opere del Papa, infine il testo del Papa. Riguardo il testo della Declaratio, occorre considerare che esso non è stato di immediata comprensione a causa della comunicazione della sala stampa vaticana come di una rinuncia al papato. Per cui, diversi anni dopo, si sono inevitabilmente sviluppate anche alcune vere e proprie interpretazioni della Declaratio. Di fatto, oggi, chi è che la legge e poi accetta quello che c'è scritto? Per comprendere la Declaratio, occorre considerare che essa non si limita a un foglio di carta, ma, come anticipato, essa comprende anche i 10 anni di vita di Benedetto XVI successivi alla sua lettura. Specialmente comprende la sua decisione del 26 febbraio 2013, 2 giorni prima della rinuncia effettiva, di definire il Papa Emerito, con le caratteristiche dell'abito, dei titoli, eccetera, perfino del colore delle scarpe. Benedetto XVI conserverà il suo nome papale e potrà essere chiamato Papa Emerito o Romano Pontefice Emerito. Lo ha riferito il Vaticano mentre si avvicina alla fine del pontificato di Josef Ratzinger. Resta l'appellativo di Sua Santità. L'anello del pescatore sarà distrutto. Ratzinger vestirà la talare semplice bianca e non indosserà più le scarpe rosse. Lasciando l'appartamento papale, porterà con sé solo gli appunti di carattere personale. Un punto molto importante riguarda le scarpe. Non porterà più quelle rosse con cui siete abituati a vederlo. Ha scelto di conservare quelle marroni che gli sono state donate durante un recente viaggio a León, in Messico. Per cui, in generale, se il cattolico è colui che ascolta il Sommo Pontefice, allora la Declaratio va semplicemente letta, ascoltata, ossia va semplicemente compresa secondo il significato diretto, immediato, delle parole di Benedetto XVI. Altrimenti non solo si è fuori dalle sue parole, ma si è anche fuori dai suoi ultimi 10 anni di vita da Papa Emerito. L'aggiunta alla Declaratio di altri argomenti e di altre opinioni, magari nello sforzo di comprenderla meglio, o nello sforzo di rendere una maggiore giustizia a Benedetto XVI, comporta 4 gravi conseguenze. 1. Comporta non ascoltare un sommo pontefice. 2. Comporta mettere a Benedetto XVI le proprie intenzioni. 3. Comporta mettere in discussione Benedetto XVI quando parla. Di questa gravissima conseguenza ancora non ci si rende conto. Infine, 4. Comporta il fornire ai componenti del Cenacolo la giustificazione per fare continuamente ulteriori aggiunte di argomenti e di opinioni personali. Dopodiché, una volta iniziato, non si finisce più. Mi fermo qui. Questo argomento, di quale sia il modo migliore per rispettare le parole e le intenzioni di Benedetto XVI, è molto delicato. Per adesso è importante solo impostare la questione. Anche perché per avviare un cenacolo Benedetto XVI non è importante conoscere tutta la Declaratio. È importante conoscere la decisione essenziale di Benedetto XVI. Per poi spiegarla a quei cattolici che fra 5 e 15 anni fuoriusciranno dalla Chiesa Anticonclave 2013 e che potrebbero chiedere informazioni al Cenacolo. Tuttavia c'è una conseguenza.
a qualunque nuovo componente del cenacolo che non sia d'accordo col significato diretto della declarazio e che per questo voglia aggiungere altri argomenti, occorre comunicargli subito che queste aggiunte non possono essere presentate nel cenacolo, in quanto è intitolato a Benedetto XVI, persona affidabile e sommo pontefice da ascoltare prima che da interpretare. Le aggiunte possono essere presentate solo al di fuori del cenacolo Benedetto XVI, a meno che non vogliate fare un cenacolo intitolato non a Benedetto XVI, ma a qualcun altro. Fate come volete. Ci vediamo alla seconda parte di questo terzo video sui cenacoli Benedetto XVI. A presto!